amici di Ghost Hunters Italia, bentornati sul canale. Oggi qui con me ci sono tutti i miei amici, Glenn, Diego e Matte. E oggi siamo tornati all'ex manicomio di Mombello per approfondire quello che la volta scorsa era stato il ritrovamento più importante, ovvero una galleria sotterranea completamente inedita che noi non abbiamo mai esplorato. Adesso però il problema è ritrovarla, perché adesso scendendo devo un attimo andare a memoria e ritrovare la strada giusta. E nulla, detto questo, ragazzi, scenderemo adesso praticamente quasi subito. Adesso li faccio fare un giro a loro perché è la prima volta che sono qua in questo manicomio. Facciamo un giretto per questo reparto, che è quello un po' più bello da vedere, caratteristico, e poi scenderemo sotto nei sotterranei per ritrovare quell'anfratto. Detto questo, ragazzi, ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi, stiamo un attimo facendo un giretto del reparto. Abbiamo già sentito un rumore un po' fortino, che ok, può essere attribuito anche magari una lucertola che comunque muove un residuo di qualcosa per terra. Comunque più passa il tempo, ragazzi, sto posto veramente diventa una discarica totale. Più passa il tempo, più non lo so, fa dispiacere vederlo ridotto in questo modo, quando anni e anni fa ok, era messo sempre un po' male, però comunque non in questo modo. Noi non siamo qua per disturbare né per far del male, siamo solo qua per catturare delle prove che esistete. Quindi se volete darci un segnale qualsiasi, sia uditivo che visivo, a noi farebbe molto piacere. C'è qualche paziente che era ricoverato in questo ospedale? Che vuole manifestarsi in qualche modo? Ovviamente, ragazzi, siamo venuti di pomeriggio perché io di sera qua dentro non ci metto più piede, perché è veramente frequentato da gentaccia e quindi non me la sento nemmeno io più di venirci di notte, anche se indagini notturne comunque ne abbiamo fatte abbastanza, eh? Io ero andato di sopra anni fa, adesso ti crolla tutto in testa, ragazzi, guardate come è messo. Direi che sopra è impraticabile. No. Guarda, c'è la finestra che penzola. Mamma mia. Ok, abbiamo fatto il giro. Adesso entreremo nei sotterranei per cercare un attimo di capire dove era quel cunicolo della scorsa volta. Cosa importante, ragazzi, ovviamente ci siamo portati anche delle mascherine per proteggerci dall'amianto, ovviamente. L'altra volta me le sono dimenticate, ma questa volta ce le ho. Ok, amici, stiamo per scendere all'interno del sotterraneo. E qui noi sappiamo che non c'è qualcosa di molto carino qui dentro, perché l'ultima volta la ragazza che salutiamo, che è venuta con noi, ha accusato dei baffi dietro il collo all'improvviso, quindi qui sotto non c'è proprio una bellissima energia. Ok, ho la testa e devo mettere i piedi, eh.
C'è qualche entità qua sotto, può manifestarsi con un rumore, per favore? Potete picchiare sui tubi? Ok, è la strada giusta. Mi ricordo questa spaccatura per terra. Illumina qua. Eccola, è questo il cunicolo che ho trovato. Vedete lui? Ah no, non è questo. Ah, eccolo, il murato, ok. Quindi adesso noi dietro non abbiamo visto. Dobbiamo superare il pavimento spaccato. Dobbiamo far passare lui. Raga, qua attenzione ai detriti, eh? Occhio alla testa. Ok, mi sa che qua c'è un'uscita. Occhio alla testa. C'è una luce, quindi... Aspettate qua, vedo un attimo. No, come andare di là? Come andare di qua? Sono gli scuoli.
secondi. 26 secondi. Ok, qua c'è luce. Cazzo, mi sa che è uscita. Sì, è uscita. Che uscita è questa? C'è un po' di frasche. Non andare lì, ma mangiano. Dammi il... Sì, grazie. Ma è uscito verso l'esterno? Sì, ma si sta facendo. No, è bloccata da un palo. È bloccata, niente. È bloccata la cosa. No, dai, saliamo lassù. Ah, ragazzi. Questa cosa qua non ci ha portato a nulla. Adesso stiamo cercando di tornare indietro e vedere se c'è un'altra strada. Occhio alla testa. Ragazzi, siamo tornati indietro perché c'erano delle voci, saranno almeno in una decina, sono forse ragazzi tra i 16 e i 18 anni, però comunque abbiamo preferito nasconderci e non farci trovare. Sembrerebbero andati via perché magari sono spaventati anche loro del fatto che hanno sentito altre voci. Adesso aspettiamo qualche minutino e poi torniamo indietro. Sì, poi saranno i primi che vanno a spaccare roba in giro. Occhio. Occhio per terra che c'è un buco. Centrale? Centrale, sì. Occhio, va. Più che altro anche per vedere se c'è un'uscita. Anche quella è vera. Ok. Qui si riesce tranquillo. Basta non avere la roba in mano. Ma puoi tirare indietro? Ah, perché non vorrei appoggiarmi niente. No. Ok ragazzi, siamo riusciti a uscire, adesso stiamo tentando di trovare la strada per tornare nel reparto di prima. Siamo risbucati da tutt'altra parte, tra l'altro in un complesso di palazzi, dove, cioè di palazzi, di edifici, dove non siamo mai venuti, ma non perché non volevamo, ma perché qui anche una volta abbiamo trovato un uomo che ci ha praticamente cacciati, quindi infatti lì ci sono attrezzi per la palestra. In realtà non so se è qualche comunità che ha messo qua un coso per allenarsi o qualcosa del genere, non sappiamo. Quindi devo ricordarmi un attimo dove trovare la strada. Abbiamo ritrovato l'uscita perché me la ricordavo, ragazzi, ormai questo manicomio ce l'ho piantato in testa. Allora ragazzi, abbiamo esplorato il cunicolo inedito, non c'è niente di che, nel senso siamo arrivati a una stanza dove probabilmente c'erano delle tubature, delle caldaie o qualcosa del genere. Ci siamo vista semi brutta perché l'uscita che poi abbiamo trovato era sbarrata, avevamo dei ragazzini o ragazzi dietro, erano una decina, erano in tanti, un bel gruppetto, però mi sa che sono spaventati più loro avendoci sentito, sono praticamente andati via. Adesso siamo tornati nel reparto dove stavamo all'inizio, proviamo una sessione di spirit box, vediamo se abbiamo qualche riscontro interessante. Adesso ragazzi, abbiamo preso anche un amplificatorino, quindi dovrebbe sentirsi un po' meglio, quindi proviamo a vedere se c'è qualcosa che risponde. C'è qualcuno in questo reparto? Sì,
Chi ha fatto questo versetto? Chi sei? È una paziente, un paziente? Chi è che fa questi versi? Non ti capiamo, ti chiediamo. Vieni a leggere gli strumenti, non bravo niente, gli strumenti che vedi. Bravo. Può andare indietro. Chi ha fatto quei versi di prima? C'è qualche ex paziente? Se si può manifestarsi con questo apparecchio, per favore, può parlare? Non ti fa del male. Non c'è nessuno? Puoi farmi illuminare questo strumentino qua? Per favore? O parlo attraverso questo? Chi è che sei? Chi sei? Chi è che sta cercando di dire qualcosa? Sento che ogni tanto fai dei... Vuoi che ce ne andiamo? Puoi dirmi un sì, per favore? Non viene andare. Eh? Non viene andare io. Perché? No, non siamo benvenuti, prenderlo io. Andiamo. Questo qui parla dal... È la sensazione che c'hai? Andiamo via. Ma spiegamelo! Io te lo dico pure. Ah, sì. Qui c'è qualcuno che ha molta paura. Paura non è una bella cosa. Ma di cosa? Di entità o di fisica? Di noi. Ma è vivo o di... Morto. Ma spiegami un po', cosa hai sentito? Cosa hai sentito? Paura. Ma tu hai sentito qualcuno che aveva paura? Io non ho paura, io ho sentito la sensazione di paura, ma io non ho paura. Dalle scale?
Possiamo andare un attimo? No. Perché? Ma scusa. Perché se qualcuno ti trasmette della paura è perché ha paura. Ma se li parli magari. Poi, non poi, vuole che tu vada lì. Ma puoi cercare di farli capire di non aver paura? Provarci almeno. Dov'è che l'hai sentito? Fammi vedere. Dalle scale giù, appunto. Dai, c'è una campione. Quale scale? Queste? Queste? Siamo stati prima un po'. Ansia. Hai l'ansia? No. C'è l'ansia. Senti l'ansia. Ti l'ansia. Chi c'è su queste scale? Noi non siamo qua per farti del male, non aver paura di noi. Paziente? Un medico, un'infermiera? Sopra lì? Occhio sopra la testa. Noi non siamo qua per disturbarti né per farti del male, anzi tutt'altro. Non vuoi che lo accendo? Questo fa solo bene, eh? È incenso. È per voi. Mi fa solo bene questo fatto qua, è incenso, non è niente di... Non mi fa male. Adesso qua non sto accendendo, no? Perché c'è una... Questo è un bene. Oh my god. Puoi dirmi il tuo nome? Vediamo se ci conosciamo un po'. Il tuo nome? Posso sapere il tuo nome, per favore? La persona che ha detto sì, no, prima. Vuoi sapere il tuo nome? Il tuo nome, per favore. Almeno se vuoi che ce ne andiamo, dimmelo. Dimmi esci, uscite, qualcosa. Noi andiamo via subito. Ti faccio capire. E puoi illuminare questo fino all'arancione. Non ti capisco. Puoi ripetere più chiaramente, lentamente?
ti capisco. Avvicinati un po' di più. Cosa hai detto? Rumore forte. Sbatti su qualcosa. Così ci fai capire che dobbiamo andare via. Voglio un tuo riscontro. Scusa ragazzi, allora il suggerimento tra virgolette di Diego è stato più o meno giusto, perché comunque un no si è sentito chiaramente, così chiaro che vabbè fino adesso non avevamo sentito così una parola così chiara, però poi si è interrotto lì il collegamento, nel senso non siamo più riusciti a comunicare come volevamo, quindi possiamo ritenerci soddisfatti per questa volta qui al manicomio di Mombello. Probabilmente, ve lo dico ragazzi, questa sarà l'ultima volta che il team indagherà all'ex manicomio di Mombello, perché semplicemente perché non ne vale più la pena. L'abbiamo visto talmente tante volte, però per come è diventato questo posto qua veramente un peccato, perché di ricerca se ne può fare tanta, però le persone che ci vengono rovinano il tutto, è diventato praticamente una discarica e di conseguenza niente, è l'ultima volta che il GHI verrà a Mombello. Detto questo, nulla ragazzi, io ringrazio Glenn, ringrazio Matteo, ringrazio Diego che è dietro e per essere stati qui con me oggi. Ci vediamo prossimamente con un altro video, sempre solo qui su Ghost Hunters Italia. Ciao a tutti ragazzi.